Noi siamo ancora qui, noi, cioè imperterriti, io, Claudio, e vedete cosa c'è alle nostre spalle? Il pullman della Juve, magari avete la scritta al contrario, però certo, vuol dire che ancora non ci sono aggiornamenti, Claudio, sulle piove, stelle. Come mai? Strano, è da 25esima ora di pioggia. Ma così, una roba minima, poi sai, quei capelli, io poi devo, vabbè. E niente, allora la squadra sta per partire, la squadra lascia Sassuolo, anzi, però è bello far vedere anche la quantità anche innumerevole. Adesso vi faccio vedere cosa succede, in che condizioni a volte lavoriamo in una mix zone. No, vi faccio vedere come guardate cosa sta succedendo attorno a Llorente, non so se lo vedete là in fondo, c'è una mucchiata di 300 persone, sono 712 persone e in mezzo c'è Llorente che risponde alle domande. Peccato che non riesco a farvelo vedere. Però, ma forse sì, vabbè. 712 microfoni, 620 esatto, cacciatori in 14 metri quadri, questa è una citazione fantoziana e chi conosce Fantozzi lo sa. Adesso arrivo. Con i piccoli fans niente, che va bene, allora, va bene, discorso scudetto finito, Claudio. Assolutamente sì, ma non c'è stato dubbio, direi, cioè la Juve è troppo forte. Beh, però primo tempo male, io ho detto a Conte la scusate, la posso fare una foto? Aspettate un attimo, scusa, stiamo facendo balza sul campo, poi fate la foto. Ma perché sono anzi, facciamo la foto durante balza in diretta, balza sul campo. No, vabbè. Attenzione. No, io c'è anche Llorente che potrebbe mettere un faccione a balza sul attenzione campo. Attenzione, poi ve lo faccio deve vedere quando clamoroso. No, dicevo che la parte più importante della partita si è giocata nell'intervallo, ho detto a Conte, sei d'accordo? Strapazzata, sì, ma non era solo un calo fisico, credo che ci fosse anche una forma di piccolo appagamento, comunque un po' di energia assorbite dalla semifinale di ritorno ci stava, insomma un insieme, un mix di concause. Tanto arriva Fernando, ecco, dietro, adesso vi faccio vedere che arriva Fernando Llorente. Attenti, guarda, questo è un balzo sul campo così non l'abbiamo mai fatto, cioè, un balzo che hanno prestigiosissimo, una roba così, no no no, 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 è in diretta, balzo sul campo, siamo in diretta, attenzione. Lui è Fabris, il team manager della Juve, lui è Fabris. Guardate, 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 guardate chi arriva. Guardate, eccolo qua. Ciao. Ciao. Grande! Un saluto di Fernando Llorente a balza sul breve campo. Breve, ragazzi, più di così. No. Fate in italiano, no, o in spagnolo. Io lo chiudo qua. Balza sul campo, lo chiudiamo qua. Ciao, esatto. Meg, sei contenta per chi è salutato adesso. Ciao Meg. Ci vediamo tra una settimana? Ciao, prima. Sì, sì. No. Prima. Ah, no, dopo, anche dopo Juve Benfica. Sì, sì, ormai è un'onda lunga bianconera. Dopo esatto, anche dopo Juve Benfica. Ciao a tutti, penso che sia il balza sul campo più apprezzato, soprattutto quello che abbiamo fatto vedere. Ciao ancora, Meg. Ciao a tutti. Ciao.